Ciao gamers, io sono Felix, benvenuti in una nuova puntata. Passiamo la pennina perché prima che decidi la situazione. Benvenuti in una nuova puntata di Parliamo Male di Cose. Allora ragazzi, oggi parleremo male delle persone che dicono santo o santa per un giorno. Sì, però prima vi devo dire altre cose. Prima cosa, mi sto facendo un video con il cappuccio, che per dirlo sono alzate e non voglio che li vediate. Seconda cosa, capelli rossi. Capelli rossi, guarda i capelli rossi. Sono capelli rossi. Ok, brava, hai messo bene la saturazione. Bravo webcam, ti voglio bene webcam. Un bacio proprio, un bacio. Da dove ama, veramente. Oggi ragazzi parleremo delle persone che dicono santo o santa per un giorno e di altre cose come bimbi minchia, che mi è stato suggerito da Swellcorn HGlascore00, che vi lascerò, vabbè, il link del canale. Non me lo lascio il link del canale perché mi stai sul cazzo. Perché quando arriverò più commenti, non è che posso lasciare tutti i canali in descrizione, quindi magnima. E poi dovevo parlare male di Caterpie, che il suo canale ve lo lascio in descrizione. Però ho deciso di non parlare male di lui perché mi ha caricato un episodio di Rubino 2, che vi invito a guardarlo e cliccate mi piace, sì, sia qua sotto sia nel video suo, perché sono entrambi belli. E poi sì, ho un guanto. Allora, senza ulteriori indugi, passiamo a parlare delle persone che dicono santo o santa per un giorno. Il 26 e il 25 marzo, quindi marzo. Senza ulteriori ed ulteriori indugi, parliamo di quelli che dicono santo santa per un giorno. Allora ragazzi, mi stanno particolarmente sul cazzo perché quando lo scrivono mi stanno sul cazzo. No! Ok ragazzi, ho deciso di levarmi il cappuccio perché non mi piace tenere il cappuccio, quindi parliamo di quei coglioni che dicono, ecco, coglioni, coglione, attenzione, santo o santa per un giorno. Allora, come potete sapere, il 26-25 marcio, quindi marcio, ah, che mi sono giocato! Il marzo, ok, è stato il mio onomastico, ma molti Emanuele, si mettevano a scrivere santo santa per un giorno, che bello, con i cuoricini e con le faccine di fe... con le faccine di Facebook. Allora, io vi dico, cari amici miei, fatevi, cioè, non è che ci vedo santa santa per un giorno, vi vengono le ragazze, i maschi, e vi dicono che bello, scopiamo. No, no, Cristo, no. Questa è un'aranciata, me la dovrei bere sta merda. Dovrei. Cioè, non dovete scrivere. Perché lo. Quale cazzo. Quale cazzo di senso trovate? Quale cazzo di senso trovate a scrivere santo santa per un giorno? Mi state sul cazzo. Ok? Chiariamo il punto. Allora, questo è un bicchiere. C'entra un cazzo. Allora, è vero, ok, è il vostro onomastico. Lo sanno i vostri amici e i vostri parenti, non c'è bisogno che lo sa Facebook. Cioè, un altro po', ragazzi, questi qua che scrivono santo santa per un giorno sono gli stessi che fanno gli stati del cazzo. Quando tipo gli muore la nonna, fanno gli stati sulla nonna. Quando gli muore il cane, fanno gli stati sul cane. Cane. Ecco, prendo anche questo argomento per scrivere. Pubblicate tutti i cazzi vostri. Sempre. La web è stata, quindi mi metto un po' più così. Pubblicate sempre i vostri cazzi su Facebook. Non importa adesso! A nessuno! L'aranciata si sta frizzando tutta quanta, sta morendo. Aiuto. Vivo in un mondo pieno di puttane e di morti di figa che scrivono ogni giorno, siete tutte bellissime. Guarda. Non esiste un ragazzo serio, poi vengono, se ne fidanzano con uno e sì, ma io voglio un ragazzo che sappia fare sesso, se lo vuoi serio, sa fare sesso, è serio. In realtà se un ragazzo serve per fare sesso, perché se uno solamente per fare sesso, poi dopo. Vabbè, sentite, avete capito il punto? Mi stanno veramente sul cazzo queste persone, ragazzi, davvero. Dovrebbero prendere l'ergastolo a prescindere.
Ma anche quelli su Instagram, parliamo di quelli su Instagram. Non dovete pubblicare le vostre foto di merda. Allora, voi siete belle, sapete perché? Perché c'è retrica. Ok? C'è retrica, retrica. Se non ci fosse quella cazzo di retrica, voi non esistereste, cioè, non esistereste. Spero si dica così perché la prof di grammatica altrimenti mi uccide. Comunque, ragazzi, senza la retrica, voi non siete belle perché dovete essere old school, perché sennò non è bello, capi? Sennò non è bello old school. Poi ragazzi, c'è, porco Dio. Allora, scusate la bestemmia, forse è la censura. No, non è la censura. Regà, per favore, postate le immagini di quando magnata, cioè tipo nuovo cellulare. Oppure tipo sto bevendo l'acqua verso presso casa. Tutto addosso. Sto bevendo l'acqua presso casa. Non ne frega un cazzo che stai bevendo l'acqua o che cosa stai. Cazzo stai mangiando? Mangiando. Sei una puttana e basta. Fortunatamente i maschi non sono così Instagram proprio. A parte quei froci che cercano le ragazze. Che poi ne parleremo in un prossimo video perché questo sta durando troppo questa parte. Quindi senza turno indugi andiamo a parlare di bimbi minchia. Suggerito da Glasscore00. Dopo aver sistemato la webcam ed essermi ripreso, possiamo finalmente parlare di bimbi minchia. Allora, i bimbi minchia cosa sono? Bimbo minchia è un'espressione utilizzata per le persone che molto spesso. Tipo, parliamo delle bimbe minchia, perché bimbe minchia maschi non esistono a parte per gli youtuber, che entreremo poi più avanti durante altri video. Ok, non mi viene. Comunque, ammirate i miei capelli rossi, sono così rossi. Allora, comunque, stavamo dicendo delle bimbe minchia. Allora, le bimbe minchia, il fenomeno si sviluppa di più nei cantanti. Prendiamo un esempio. Non mi assalite, puttane, non mi assalite. Di One Direction. No, ora non incominciare a scrivere. Sì, loro sono più famosi di te. Non devi. Non devi. Cristo Dio! Non devi insultarli! Allora, gente come voi meriterebbe solo di soffrire le pene di un cazzo duro e nero. Proprio. Vi deve far male. Vi deve far male. Proprio. Dovete morire in una maniera esagerata. Allora, sono i vostri idoli. Ok, io ci posso stare. Anche a me fa male quando mi insultano gli idoli. Questo lo capisco. Però, se le difendete a sangue, proprio così, proprio. Minchia, sembrate delle pazze. Sembrate, porco due. Cioè, se sembrate delle proprio assatanate nel cazzo. Là si vede lo schermo. Io che faccio il coglione nella porta, Dio. Cioè, sembrate delle assatanate della puttana, Madonna. Che cosa? Cioè, ok, difendetemi, ma non è che tipo ci insultate la mamma. Oh mio Dio, la mamma, XD, XD. Cioè, no, regà, no. Cioè, viviamo costantemente in un mondo. E le bimbe minchia non sono solamente per gli One Direction o i cantanti. Ma le bimbe minchia sono anche dette truzze. Che poi truzze e bimbe minchia sono due cose diverse. Però si equivalgono quasi quasi. Queste ragazze, Dio. Mi sto casito più del solito in questo episodio perché non c'è nessuno a casa, quindi posso fare quel che cazzo vuoi, posso anche buttare il telefono così, tipo. Madonna, è andato sul letto, che paura se cadeva. Allora, cioè, queste ragazze, a 10 anni, 12 anni, si vestono come quelle di 14 anni o quelle di 20 anni, si mettono i tacchi della madre e il registro della zia che è la 48esima perché è chiatta come una balena, grassa come una balena, attenzione, non parlo napoletano perché altrimenti voi dite nordisti, sì, ma noi copiamo il napoletano, dai, parla un po' normale, per favore, e dai, ma porco due, e ma per favore, non nordi, e ma che cazzo. Ora, con il rispetto di voi nordisti, quindi, nordisti, quelli del nord, con il rispetto, vi prego, non mi ammazzate. Ma sono normale, bambino, 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 ragazzo. Allora, quindi, queste ragazze credono di essere più grandi, anche nei comportamenti. Infatti, quando tu ti avvicini, ma che cazzo vuoi? Che non so fare bene. Ok, qui dietro. Devo coprirmi. Allora, quindi, ragazzi, cioè, è una cosa bruttissima, perché tu ci parli e quella ti manda via come se fossi un cane abbandonato da 8 anni. Che cazzo, ti ho chiesto. Magari ti volevi chiedere la penna, no, vattene via, tu non sei degno di me, uno a uno, punto esclamati, vixdixd, cuoricino, faccina sorridente. Regà, per favore, proprio dico, per favore, una volta, provate a non essere le puttane che siete.
una sola volta, un giorno, va bene? Ok? Grazie. Bene ragazzi, il video è durato di più, spero vi sia piaciuto, mi sono calmato, non vi preoccupate. Quindi, che dire, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale di Caterpie perché altrimenti mi incula. E da Phoenix è tutto, non voglio perdere tempo. Alla fine di questo video metterò un blooper scritto. Vabbè, comunque da Phoenix è tutto, al prossimo video. Bye bye.